never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Per quelle fatti paura. Intanto il torneo di braccio di ferro criminale, ci saranno tre coppe che potete vedere qui sullo sfondo. Terzo classificato la coppa piccola, secondo classificato coppa media e primo classificato la coppa grande. Un applauso ragazzi. Allora inizieremo questo torneo, sarà un po' pittoresco, non state a guardare quello è grosso, quello è piccolo. Ci saranno qualche influencer, qualche criminale e qualche fighter, tutti mischiati, e qualche professionista pugilato pure. Oggi ho portato anche il tuo sergente, tutto rispetto. Sta lanciando. Sì, esatto. Diciamo che dopo il riscontro ottenuto sui social ho deciso di mettere, diciamo, la mia piccola notorietà al servizio di mia sorella, giustamente consigliando se te aprisse un profilo OnlyFans. No, ho sentito la parola gratis, qua è gratis non fanno niente. Tra l'altro stasera c'è una sfida pure particolare, perché a un certo punto, in base alla finale delle donne, si potrebbero scontrare due donne di OnlyFans. Oh! C'è anche la sfida potenziale OnlyFans, capito? Però a questo punto io direi che iniziamo, abbiamo una bella lista nutrita, il regolamento è facile. Chi vince due tiri passa, chi perde si attacca. E lui è l'arbitro ufficiale. Perciò due tiri e più baderà anche al fatto che non ci si faccia male. Quali sono le regole e i movimenti corretti? Vai. Bisogna stare attenti a non alzare il gomito, lasciare qui il piolo. Quello che non si può fare fondamentalmente, non andiamo in posizioni pericolose, quindi non ci andiamo a girare col corpo. Le spalle devono restare dritte tutto il tempo. Ci andiamo ad abbassare quando vinciamo, quando perdiamo, però se ci andiamo a girare a questo punto sono in posizione pericolosa perché ho la spalla più avanti della mia mano e rischio di rompermi il braccio. E non ci giriamo con la testa, dobbiamo continuamente guardare la mano. Sempre guardare la mano. Questa è una cosa che per esempio nei paesi si faceva, cioè, ma questo invece no. Sempre guardare la mano, sempre tenere il braccio qua chiuso, non ci buttiamo sotto al tavolo. Poi tra l'altro, oltre ai premi, al primo classificato diamo anche un buono barba e capelli da un man barbershop che ci ha offerto gratuitamente. Facciamo Boccali contro Alessio. C'è una bella differenza di peso, però ci proviamo, eh. Giorgio Boccali, dov'è? Alessio è qua. Alessio ha accettato la sfida nonostante è molto più leggero, però che fai tu nella vita? Braccio di ferro. Lui fa braccio di ferro professionista. Allora ascoltate per favore. Abbiamo Giorgio Boccali pure, eccolo. Una sfida fighter contro braccioferrista, si dice. No. Quindi Giorgio Boccali, MMA fighter, TikToker, belloccio, contro Alessio braccioferrista. Quello che dice l'arbitro, ragazzi, è legge, vi tutela lui per non farvi male. Uomini sul tavolo, ragazzi, fate presa. Vitti, i pozzi. Momento di silenzio su Spaz. Medico! Oh! Oh! Dai! Dai, è tutto fuori! Dai! Dai! Oh! Winner! 1! Secondo round! Vai, secondo round! Sul molto, molto nostro, ragazzi! Gomiti sul tavolo, fate presa! Ridico! Vai! Dai, dai! Stop! Winner! Già! Mamma mia! Raga, è tutta tecnica! Ragazzi! Abbiamo il primo fighter, oggi ha perso, però si è battuto con onore. Il nostro caro Alessio. Buona la prima. Che rimane. Adesso ragazzi, per stemperare un po' l'atmosfera, due ragazzi. Oh! Chiamiamo Yadira e Mary De Lillo. Mary De Lillo. Accompagna tua sorella.
Allora amore, mi raccomando, porta in alto il nome della famiglia, vinci almeno tu. Diciamo che io ho il braccio di ferro, insomma, ma attendo poco, però quindi ci pensi tu, ok, come sempre, va bene? E questa poi è una sfida particolare, una madre di famiglia che io conosco bene, tra l'altro, con suo figlioccio Carlo, seppure lui partecipa, e una giovane ragazza che ancora non ha fatto figli, in piena forma, teoricamente avvantaggiata. Anche comunque posso dire, nel senso, con tutto il rispetto, cioè piena forma mia sorella, ma anche la signora, nel senso... Mario ci sta a provare! No, mi dissocio! Mario, hai una moglie a casa, anche un figlio! Mario fa le avanza a Yadira! Carlos Menaglie, mi sta signora, per favore, visto che lei praticamente sta intraprendendo una carriera è appena all'inizio, non vorrei che gliela stroncasse subito, capito? Quindi mi raccomando, ok? Queste ragazze hanno lo stesso peso. Anche ben pettinate, preparate, non c'hanno come una tenuta da braccio di ferro. Di criminale hanno poco. Sorella, mi raccomando, adesso non si scherza più. Pensa a tutte le cose brutte della vita che ti ho fatto. Ok, ready, go! Oddio, non nulla sole, non nulla! Oh, la potenza della mamma! Faccia via, non ce la rompa! Mamma, pensa quando tu hai rotto il lampadario! Mamma, pensa quando ho rotto il lampadario! Dritto il polso! Medico! Sorelle, pensa al padrone di lavoro! A te il lavoro che te ne assegni a far mese per lavorare 12 ore al giorno, sorelle! Nulla sole! Va bene! Winner! Però è stata combattuta, complimenti a Mary De Lillo e ovviamente complimenti alla vincitrice. Posso sentire la durezza? Madonna! Visto che Mario De Lillo è qua, una sfida che rimane in famiglia, dovrai sfidare il figlio della signora Yadira. È il vincitore del toro, sì. E tra l'altro Carlos è il vincitore fisico del toro, poi non ha potuto avere il primo premio perché era un tatuaggio e i bambini non si possono tatuare, gli abbiamo tagliato i capelli. Carlos, hai questa responsabilità, devi battere un adulto. Carlos, bambino di quanti anni? 11 anni c'ha Carlos contro Mario De Lillo, un vecchio. Quanti beh, anni oddio, c'ha? Vecchio. 37, ma ne dimostro 43. 43, dai. Vedi tu! Con l'occhiale. Dai, non molla Mario! Gli occhiali forza. Me li sono messi perché, forte, forte, perché Mario. Lui. Lui punta molto dai, sul. Dai tutto! Di morire! Psicologicamente. Allora io. Dai tutto Mario! Aspetta. Molla! Dai. Molla! Dai, dai, dai! Non molla Mario! Mario! Ah, Madonna, fratello! E che c'hai? Oh, è tosto! Un ragazzo di 11 anni! Oddio mio, quanto è tosto! Mario, perdi uno di 11 anni! Come sta a girare? Te cacciano da Instagram! Dai, Mario! Vince! Stop! Winner! Com'è andata? Normale, cioè un adulto di 37 anni ha fatto normale. Quando fai a scuola spacchi a tutti. Ma in verità ho fatto tutti. Pure la maestra. No, con quella ci ho provato. Dai, ci devi provare. E di go! Vai, vai, vai! Vai, vai! Dai, frate, girare. Ok. Vabbè, noi un po' di scorrettezza gliela possiamo condonare. Pensa che è il maestro di matematica. Dai. È il maestro di matematica. Dai, la prova. Ti ha una mano. Cioè, si suppone già che Carlos se vada male a scuola a sto punto. Oh, bello! Uno pari! Altro round. Si arriva l'altra volta. Qui, Si deve essere un altro round. Gomiti al tavolo. Fate presa. Polsi, attenzione a non girarti. Vedi go! Aiaia! Dai, dai, dai! Dai, io, dai un po'. Dai, io. A Mario non fa vedere che lo sta facendo. Dai, Mario, cosa non respira, respira. Ma che gli danno da mangiare, cazzini, oggi? Che ne sai? È una cazzina di Lillo! Lillo! Oh, dai, fammi vincere, fratello, ho 40 anni, io! Dai, dai, fammi vincere, dai! È pure disoccupato, non dai, questo! Non dare! 500.000 follower! Cioè, dai, ti regala 10.000 follower! Dai, non darmi c'è la vita, questo! C'è un po' di soldi! Fratello, la vita è una lama! Applausi, Poi sì. Da 10.000 follower però, Il prossimo incontro è sempre tra ragazze. Questo è l'incontro tosto. Aia. Sara di casa poi, tra l'altro. Aia. Contro Maria Rashan. Aia. Raga, questa è una sfida seria. Fighter. Che fai del mestiere tu? Sta qua. Accoglienza. Sì. Vorrei far notare che Maria è l'unica che si presenta con la borsa da migliaia di euro per fare
il braccio di ferro, eh! Ma io ho una domanda, il piombancino come fa? Eccomi! Il piombancino pure io! Pozzi! Ready go! Dai, che roba, ragazzi! Che scione, questo è un bella, che stai a girare, bella, te vedo! Che buco le gomme della macchina! Dovete trazionare, non girare comunque, ragazzi! Che buco! Trazionare! Non ti girare! Non ti girare, guarda sempre la mano! Seguite il coso! E perdi! Dovresti spingere, che potremmo fare? Ok. Bello incontro! Usate le spalle. No, gli emani! E almeno battimi! No, non siete vicini. Facciamo sperettezze, ragazzi! Vai, butta giù, vai! Stop! Ragazzi, segreto del braccio di ferro, qui la catena cinetica è al contrario del pugilato, vi dovete tirare un pugno addosso. Dovete andare ad aprire l'avversario. Ci provo. Polsi, ready go! Dai, ready go, dai, possiamo. Non te faccio parte. Guarda la mano. Sei la mia forza numero uno, dai. Cedo, non cedo! Devo fare? Dovresti battermi, lo so. Battimi almeno. Dai. Stallo, stallo pieno. Tira, tira. Stop. Ma sei molto combattuta, però. Sì, invece ne fa palestra. Io lo sapevo, era troppo forte, dai. La sfida non è combattuta, che divento certo. Adesso un pugile professionista, un pugile grosso, Gabriele Guainella. Applauso. A Gabriele gli abbiamo dato un avversario veramente grosso. Il suo avversario è Alessandro. Questo è un match da pay per view. Lui è un braccio ferrista professionista, forte ed è grosso. Gabriele è il pugile professionista, bello fracico, scolpito, fa male. E poi tra noi fighter è quello rinomato per essere quello più forte a braccio di ferro. Quindi vedremo. Dai. Questo è Benevento, raga. Fate presa, vedete che molti dritti. Attenzione, non si riesce a vedere. Attenzione, fermi! Mi guardi il braccio, dai! Animale! Guarda là, no, va, o fa cosa? Animale, oh, guarda che no, vai! Vai, interessante! Polsiriti! Ridico! Dai, fratellone! Dai! Dai, fratellone! Winner! Si è alzato il pubblico, allora c'è una cosa da dire. Dice il ragazzo che i pugili sono forti nel braccio di ferro perché il loro allenamento spesso è tirare diretti al sacco. Per la forza del polso. Perciò il pugile parte un buon vantaggio rispetto a uno normale. Applauso, grazie. Un altro pugile professionista che ha vinto pure il titolo mondiale da pochi giorni, che è stato anche premiato da associazioni, anche dei criminali, la gente di strada, oltre che dei carichi istituzionali, il mio Mattia Faraoni. Ovviamente la sfida non è che gli facciamo fare... Non è che gli facciamo fare una sfida... Questa la lascio. Così all'acqua di questa rosa. Questa la lascio. Ha detto facciamo, lascia. Questa di lasciare. O pago io, perciò se la mette i miei soldi. Va bene, la mette, fra. Sfiderà un ragazzo ucraino che anche lui fa braccio di ferro, che è Oleg, eccolo qua. Oleg, quanti anni c'hai? Oh, che parte male, oh, piano. 25 anni, perciò vantaggio sull'età, vantaggio sul peso, quanto pesi? 106 kg, in più c'ha il mestiere, Matti. No. Dai il cazzotto in faccia subito e basta. Mattia, non vogliono i calci da sotto, non vogliono lo kick mentre fate, eh. Le spalle dritte, pure via prima dritte. Tira con la mano, dopo tira con la spalla. Prego, non andare. E giù con la spalla, faccio pure il braccio. Ready go! Aspetta, si muove. Dai, Matti! Vai. Sì, fratello, vedi? Vedi, adesso.
qui c'è la tecnica, potenza, tecnica, su tutto. Ok, vabbè, benissimo. Mi sa l'agonismo, capito? Che fallo, fra? Mi sa l'agonismo. Piano, non vi fate male. Punta le pure. Parto, fra. Spacca il tavolo. Cavolo, questo è combattuto per davvero. Cioè, raga, qui trema il palco. Scosse sismiche proprio. Sì, fratello. Fratello. È punto. È punto. Conta, conta. Che... Madonna, che ribaltamento! Che mestiere, il mestiere! Come va? Un po' a sinistra però! Tutto di destra oggi! Beh, respiro profondo! Gomiti al tavolo, fate presa! Ready, go! Entra! No, no, fra! Tira il pugno a te, tira il pugno a te, Matti! La tecnica è tirati un pugno sul petto. Guarda, che è uscito per il muscolo. Tirati un pugno sul petto, vai. Dai, dai. Vabbè, vabbè. Mazza, merce combattutissimo. Adesso si fa un cassotto per uno però. Il nostro Oleg passa. Adesso per alleggerire un po' la tensione. Un match facile facile. Cirillo, dov'è Cirillo? Oh! Cirillo direttamente dalle migliori piazze di spaccio di Roma. L'uomo che non deve chiedere mai una sostanza. I bomboni dai portati li ha sparati per vincitore. Affari illegali, tutto c'è a Cirillo. Contro Cirillo, sempre da quartieri malfamati, con un viso che racconta tutto, il nostro amico Simone di Re Bibbia, dov'è? Ah, Simone! Stava fuori a fare buona rissa, stava a uno. Stammela uno. Direttamente da Re Bibbia. E dal quartiere. No, quartiere. Anzi, ci dobbiamo sbrigare, lui c'ha rientro tra un po'. Questa è la vera sfida criminale. Abbiamo visto pugili, sportivi, braccioferristi, ma adesso la gente della strada. Adesso pregiudicati. Senti che mano. Infatti, bella mano. Allora, Cirillo. Amore, siamo scherzati. Non si scherza più. Dai, Cirillo. Laurentino, aspetta, però stavano in Bibbia. Qua iniziano i trucchi. È adatti. Ragazzi, non infierite, eh. Ragazzi, assistiamo perché qua. C'è basta una cosa e finisce a pistolettare. Dai, Cirillo. Palle dritte. Polsi. Dai, Cirillo. Sempre la mano. Polso. Medico. Dai, Cirillo. Dai, Cirillo. Dai, Cirillo. Guardate sempre. Dall'altro Cirillo ha la maglietta Mattia Faraone. Vabbè, forza. Aiuta. Dimostra anche come Mattia ha salvato un ragazzo che oggi poteva essere in carcere per vendere spot illegali. Vai Cirillo. Secondo round. Uomini sul tavolo. Sei grande Cirillo. E là, fratello. Vinti. Medico. Oh, guardati la mano, guardati. Esatto. Pugno verso lì al petto. Porta il pugno al petto. Guarda che bello! Cirillo passa di diritto al turno successivo, l'incontro dove ci sono più chili in assoluto sopra questo quadrato. Chiamiamo Christian al peso di 135 kg, nonché braccio ferrista professionista. Un attimo d'attenzione, guardate quello dello sfidante che è. C'è proprio l'emblema della forza. E guarda qua che c'ha qua. E c'ha anche ovviamente la collanina col guantone. Si sfiderà con un impavido, un personaggio che è venuto qua in sordina, ha detto io non so fa niente, mi hanno messo amici eccetera. Caro Leo, ti tocca. Lo hanno iscritto a sua insaputa gli amici, Però gira voce che è forte. È arrivato un suggerimento. L'ho accoppiato apposta perché pare che è forte. Spalle dritte. Polso. Ready, go! Sì,
sembra Peccione, che spinge su una statua. Sembra bloccato. Stop, stop, arriva. Winner. Comunque, lo sapete chi mi ricorda lui? Il mostro finale di Over the Top, quello grosso, col barbone, il tabellista. Bull Harley. La versione... Cioè, lo vedi così per strada, faccia da impiegato. Vabbè, non si allena. Adesso si è tagliato, basta vedere. Che ha fatto? Il fabbro? No. C'è la mano da fare. Beh, ragazzi. Ragazzi, come gli sul tavolo? Loro non si muove. Vai, Leo, vai, vedi conto. Vai, vai, vai. Vai, Leo. Attenzione, guardati la mano, guardati la mano. Piano col tavolo, vai. Non si muove. È ferro, qua tocca tenere il tavolo, regà, perché sono, guardati la mano, guarda la mano, guarda la mano. Cioè, ma che è che fai? Bravo, complimenti comunque. Complimenti, complimenti. La tecnica complimenti. Quindi tu fai parti, gestisci. E poi, perché siccome non sono esplosivo, la penso gestire la cosa mia. Ma voi, regà, fate pure i campionati, che è uno sport che ha tanta visibilità. Alle location, ogni volta si organizzano eventi importanti. Sono tre eventi annuali che sono importantissimi, Coppa Italia, Coppa Italia e Super Match. E c'è molta affluenza, 500-600 iscritti. Perché sì, non è conosciuto come sport. Tu vieni a una gara, rimani sorpreso di quanto sponsor, belle location. Allora adesso ragazzi passiamo a categorie un po' più leggere. Chiamiamo Evoli, eccolo, ah lui sempre presente, con la maglietta Mattia Faraoni, al peso 57 kg contro Roberto, 59 kg, tra l'altro due partecipanti sempre del nostro tornei, lui ha vinto il toro meccanico, in realtà è arrivato secondo, perché ha vinto Carlos, però vabbè. Ma cosa sono salutati? Anche una presentazione. I più cattivi, forse vinti il corso qua, non mi faccio una presa. Medico! Guarda che pugno verso di te! Senti a me, senti a me! Stop! Vabbè, dai, dai! Non ti devi aprire! Non ti devi aprire, capito? Secondo round! Grazie! I polsi dritti prima della partenza! Medico! Dai! Molto combattuto, un match equilibrato, qua due ragazzi giovani. Roberto passa alla successiva. Adesso abbiamo un altro match interessante, pesante. Robertone! Oh, raga, il più pesante della strada, insomma. Fratello, un grande, il migliore di tutti, Robertone! Roberto, Roberto, sei un bel ragazzo, però non di parolacce. Bravo. Secondo me capite chi è il più pesante della serata, peso 150 all'incirca. 138. Ok, 138 siamo leggeri, non ci fanno niente. 150, applauso al pesante della serata. Grazie, grazie. Contro Robertone abbiamo Andrea. Andrea, vai. Andrea. Sai che non è la sfiga sua, che sei iscritto all'ultimo e gli è capitato Robertone. Ragazzi, dai, sul tavolo. Vai. Fate preso sul violo, vai Robertone, dritti, dai Robertone, qui i polsi. Medico! Stop! Quando siete pronti, ragazzi! Medico! Tu rigo! Calcola, lo tira con tutto il corpo. Stop. Winner, ottimo, applauso, ragazzi. Applauso. Comunque, complimenti a te, perché non era facile. Peso, usalo per andare in giro. Adesso abbiamo un match interessante. Un personaggio che fa delle cose artistiche molto conosciute. Gianluca Busani farà contro Antonio. Dov'è Antonio? Vai. Eccolo, Antonio è il mio barbiere, insieme ad Alessio. Secondo me uno che fa barbiere c'ha forza, Ricci, guarda. Devi sempre la mano. Medico! Gianlu, come sei fatto te,
Oh, che sta succedendo? No. Dai, che andava la Sicilia con furore! Lasciato vincere, ma c'è Antonio che qua, Ritti? Ritico! Forte, winner! Però complimenti! Non era il mio. Di che cosa complimenti? Tu volevi fare la finale con lui, di la verità. Esatto. Mario voleva fare la finale con suo amico. Cioè, noi se dovevamo vedere stasera Fandannamo, andiamo dal Cicalone a fa braccio di ferro. Adesso abbiamo l'ultimo match di qualificazione e poi ci sono le finali, tra virgolette. Il prossimo è Stefano contro Alessio. Ma certo, eh. Alessio è l'altro mio barbiere, Piano, io ci lavoro, le mani, piano, Dricci con le spalle, guardatevi le mani. Redico! Oh. Quindi, ha preso proprio il contropiede. Centro. Allora, di là c'è dei figli. Redico! E c'ho i figli! C'ho i figli! Bravo, c'ho i figli! Allora, dei figli! Io sono quella. Allora, adesso abbiamo la prima finale, tra l'altro, le donne. Abbiamo Yadira contro Sara. Questa è la prima finale del giorno, categoria femminile. Ti posso abbracciare? Fammi perde con stile almeno. Sì, vabbè, spero. Redico! Oh, super! No! Stop. Winner! No! Velocissimo! Salve, sta a prendere il pollicione! Questa è una bellissima finale, lo so! Redico! Mamma mia! Oh. Winner! Cioè abbiamo Sara, la prima vincitrice. Allora, il prossimo match è Roberto contro Alessio. Robertino è russo, con la capezza è vera quella, non si sa. Cerca di corrompere. Mamma mia, che hai preso. Ma non spinghi, bravo. Quanto a terra subito. Redico! Stop, è arrivato. È molto competitivo sto ragazzo, Redico! Tanto di cappella sto ragazzo, che ha spinto, questo è professionista. È il nostro vincitore della categoria leggeri. Prossimo match, dov'è Cirillo? Cirillo contro Mario De Lillo. Sì, ma questo dalle favelas ai social. Io tifo per Cirillo, ci siamo detto. Lo metti al tavolo? Io non voglio che sei nel centro, Ma io sto con te, ma Redico! Questo è il buono, Cirillo. Però non ti fermo. Ma Cirillo, siamo lì! Rompiti il braccio. No, su, dai! Che tu ti ascolti. Vai Mario, fagli vedere. Dritto. La potenza di 500.000 follower. Dai, che ce fai? Il braccio. Ho venduto le magliette, 10 magliette se sono comprati 500.000 follower. La potenza. A Pursciari. Redico. A Pursciari. No, vabbè. Così, dolore. Ma manco ma c'è pagato un po' che. Che faccio, lo credo. Ma manco un po' di scena, oh. Ammazza, spietato, c'è proprio la cattiveria dentro. È che se poi c'è un'altra cosa devo tenermi il braccio. Comunque c'è una cosa che non ti ho detto. Sono andato al bagno e mi sono lavate le mani. No! Bacialo! Mario, una cosa, una domanda tipica. Secondo te, Silenzio. Silenzio. Serio? Sotto età di Cirillo. Vabbè, dai, 44. 38. Ci hai detto anni? Sì. 38, no! No, nel senso, voglio dire. Vabbè, la vita comunque ti tempra, nel senso. Cirillo ha lavorato nei quartieri più problematici. La fuga dalle guardie, sì, tutto quello che ha fatto. Ma si scherza. Comunque Cirillo passa. Us. Main event della serata. Guainella contro Oleg. Questo è il main event perché entrambi hanno battuto due favoriti della serata. Cioè abbiamo due fisicità importanti, un pugile professionista e un braccioferrista, tutti e due col cappelletto. Perché c'è del cappelletto? Tutti e due che non ci fanno niente col primo premio. Ah, ecco. La spalla subito fuori. I polsi. Gabriele, lo sai, frate, stare più centro.
Lo sai, frate? Ancora un po'? Ti esco, c'è il gomito fuori. Lo sai, frate? Ready, go! Lo sai, frate? Sposta al tavolo! Vai, stop! Davvero? Davvero? Secondo round, gomiti sul tavolo! Dai, Gabriele! Ready, go! Dai, Gabriele! Dai, molto forte, complimenti. Comunque grande, complimenti. Ragazzi, ci abbiamo un match interessante, visto che sto ragazzo vuole ancora sfidare e noi ci abbiamo un Cirillo in battillo. Allora io te lo dico, se batti lui, che vuoi? Batti lui, diventi il nostro eroe. Ma ha fatto fuori lui. Il stesso pizza, dai. Vai. Non gli è menato. No, era per caricarlo. Abbiamo preso il pollice. Non so più in grado di piegarlo. Sono credente che ci ritagli. Ready, go! Dai, Cirillo! Guarda che stupisci potenza! Cicalone. Stupisci Cicalone che ha detto... Una secca, una secca! Comunque, Cirillo c'ha una potenza mostruosa, non l'avrei mai detto! Io poi lo spiego dopo! Se va di in camera, dopo lo dico, pure io lo so! Cirillo, tutta nel corpo, vai! Gli ha fatta sudare prima Cirillo! A Cirillo gli ha fatta sudare prima! Cirillo perdere, ma facendogliela veramente. Sì, la devo passare. Per me l'importante è che state centrati e che c'avete i posti. Smotta sto tavolino, Cirillo, smotta sto tavolino come prima. Bravo, oh, Cirillo. Bravo comunque Cirillo, che dall'alto della sua età e dei suoi acciacchi. Adesso la maggior quantità di chili sommata. Da una parte Christian, che fa la finale di Super Super Massimi contro Robertone. Ricordiamo il peso di 138 kg contro 150. Voglio il tavolo, spalle dritte e gemme il tavolo. I polsi, guardatevi sempre la mano. Il tavolo. I polsi. Medico! Re di Roma versus Duvello, ragazzi. Quartiere aristocratico quasi contro quartiere popolare. Frate, belli dritti. Dai, dai Duvello. Polsi dritti. Vero, è vero. Medico. Ecco Roberto. Granato. Duvello regna. Grande Duvello. Siamo arrivati a una super super finale. Abbiamo già due vincitori, due categorie. Sara per la categoria ragazze e Alessio per la categoria leggeri. Come stiamo sforando tutti i pesi, avremo Oleg che ha battuto tutti contro Christian che ha battuto tutti. La finale nella finale. È il mio mito, Finale dei miti. Ragazzi dritti. Mamma mia. I polsi. Che sfida, ragazzi. Medico! È tosta. Stavolta è tosta qui. Sì, guarda, sì. Ammazza. Ti ha preso le misure qui. Vai qui. Sì, è tosto, Assolutamente sì. Il gomito stava qua. Stava tutto regolato. Sì. Medico! Dai, è qui! Oh. Sì, sì! Mamma mia, fratellone mio, chi sei io? Dai, Guardi la mano, Cristiano! Ma sta sposta il mondo qua! Sposta anche le manopole! Oh, sì, sì, sì! Applauso, dai Cristian! No, non è un pari.
fallo. Un minuto di recupero e si riparte. Un minuto? Io c'ho più 20 anni. Metti col più diritti, come metti il calcionato. Preparazione, preparazione. Ma dai però. Ne vedo due. C'è stai di me, l'hai fatto? Romiti al tavolo. Dai Oleg. Centro. Centrato. Troppo. Corsi. Medico. Vince Oleg la finale delle finali, grande sfida. Allora a questo punto ragazzi abbiamo i tre vincitori della serata che chiamiamo qui sul palco. La prima vincitrice Sara, consegniamo a Sara che ha battuto tutte le sfidanti, vabbè però hai battuto una professionista di pugilato, la nostra coppa, eccola qua. Poi abbiamo il secondo finalista, quello leggero, Alessio, guarda ah, qua, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo, dei super massimi, una coppa gigantesca, che volevi di più? E hai visto anche un buono per farti o barba o capelli, direttamente dai ragazzi dell'Old Barber Shop. Che non mi serve. Quindi io regalo un amico mio. Grazie. Lo puoi cedere a un amico. Eccomi. Perfetto. A questo punto ragazzi direi che il braccio di ferro è stato veramente combattuto. Poi abbiamo battuto portare anche persone che lo fanno il mestiere. Se vi interessa, se vi è piaciuto il braccio di ferro, scrivete il braccio di ferro, così organizzeremo un'altra sfida il braccio di ferro. Ci appoggeremo anche a loro che lo fanno il mestiere. E se non vi è piaciuto il braccio di ferro non scrivete niente, oppure scrivete braccio di plastica, quello che prepara a voi. Detto questo, a sto punto salutiamo tutti, dove vai te? Tutti che scappano. Ciao a tutti ragazzi, alla, fine ho perso alla prossima. Punto, eh. Mattia ha perso col vincitore, perciò tanto onore. E ti piace Mattia ha perso subito, quindi proprio quello che ha vinto. Detto questo ragazzi, un saluto e scegliamo la prossima. Ciao ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Comunque c'è una cosa che ho detto, sono per bagno e mi sono lavato le mani.